squalifica all'Isola dei Famosi 2018? Ecco chi ha lasciato il reality. Scatta la squalifica al cancelletto Isola dei Famosi 2018 per uno dei concorrenti in gara. E questa l'ultima clamorosa indiscrezione del momento che arriva direttamente dal sito ufficiale della trasmissione Mediaset. Dove apprendiamo che uno dei naufraghi di questa 13ª stagione è stato costretto ad abbandonare la trasmissione di Canale 5. Un annuncio che arriva come un fulmine a ciel sereno e che ovviamente ha scatenato non poche polemiche in rete, visto che non sono state fornite tantissime informazioni sull'accaduto. Ecco chi ha lasciato l'Isola dei Famosi 2018. Nel dettaglio, però, possiamo svelarvi che il concorrente in questione di questa cancelletto Isola dei Famosi 2018 che ha abbandonato il cast del reality show è Franco Terlizzi. Il personal trainer che è entrato a far parte del cast dopo aver vinto la selezione online di Saranno Isolani. Ebbene Franco in queste ore sarebbe stato costretto ad abbandonare la trasmissione di Canale 5 ma i motivi sono ancora ignoti. In queste ore sul web sono state avanzate un bel po' di supposizioni, tra cui quella secondo la quale potrebbe aver fatto qualcosa di grave al punto da essere squalificato dal reality show. Come ben saprete la squalifica per un concorrente di un reality scatta nel momento in cui vengono pronunciate delle bestemmie oppure quando si comportano in maniera negativa. Ecco allora che in tal caso si procede con la squalifica immediata dal gioco ed ecco che subito si è ipotizzato che Franco potesse aver fatto qualcosa del genere. Ma al tempo stesso ci sono anche delle altre voci sul web e sui social le quali sostengono che Terlizzi possa essere stato costretto ad abbandonare il cast dell'Isola. In quanto avrebbe avuto un malore che l'ha portato a rinunciare alla partecipazione. Franco Terlizzi è stato squalificato dall'Isola?. Ebbene al momento questa seconda ipotesi sembrerebbe maggiormente accreditata rispetto alla prima. Franco potrebbe essere stato vittima di un malore improvviso in spiaggia e quindi per questo motivo potrebbe aver abbandonato il cast dell'Isola dei Famosi. La verità ufficiale, però, la scopriremo solo nel corso del prossimo appuntamento in diretta con il reality show che è in programma martedì 3 aprile in prime time su Canale 5. Franco dovrebbe essere in studio con la conduttrice Alessia Marcuzzi e quindi potrà fare chiarezza su quanto è accaduto nel corso di queste ultime ore in Honduras.